Agi come Desri si incontrano e collaborano in, in un'esperienza che io ritengo affascinante e meravigliosa, che è quella della Broadband Map, per semplificare è la mappa, la mappatura, la fotografia digitale dello stato di digitalizzazione del paese, dove centinaia di migliaia di cittadini tutti i giorni possono conoscere la copertura della rete di telecomunicazione e anche di quella FWA non solo quella in rame e quella in fibra all'indirizzo di casa è un servizio di trasparenza di accessibilità di, di competenza, di conoscenza con cui appunto i cittadini possono sapere a che velocità potranno navigare anche quando devono acquistare un'abitazione o, o dove già risiedono da anni addirittura la velocità di latenza del servizio la, I dati vengono forniti per quanto riguarda la rete 2G, 3G, 4G e a breve anche 5G. Per quanto riguarda la rete fissa, si può addirittura conoscere quale operatore arriva e può dispensare il servizio nell'abitazione nell di casa. Questo è uno dei tanti servizi fondamentali per cui Agicon contribuisce alla crescita e allo sviluppo digitale del paese, che non è solo uno sviluppo infrastrutturale ma anche uno sviluppo culturale. AGICOM lavora perché la rete sia sicura, perché vengano rimossi dalla rete i contenuti dannosi, lesivi della dignità personale, i, i contenuti di pirateria. E quindi, quando si parla anche di digital divide in Italia, per una volta non c'è una distinzione. Tra nord e sud, perché oggi il digital divide, l'Italia divisa digitalmente, la troviamo purtroppo nei piccoli borghi, quelli con meno di mille abitanti, nelle zone montane, nelle zone marittime. E noi, con questa copertura e con gli strumenti di legge, accompagnando le strategie europee e italiane per la banda ultralarga, stiamo lavorando perché davvero il traguardo del 2026 possa essere un punto di partenza per un'Italia finalmente digitale che garantisca agli studenti di fare la, la scuola a distanza in sicurezza e con velocità, che sostenga lo sviluppo del 5G, dell'intelligenza artificiale, della realtà aumentata, sostenga soprattutto le imprese che poi sono il cuore dell'alimentazione economica del, del nostro Paese e sostenga anche una, una misura di assoluta civiltà che è lo smartwatch. Quindi Agicon fa questo, lavora per l'Italia Digitale e lo fa vedere soprattutto tramite la broadband map in collaborazione anche con Esarim.